Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi vi parlerò di colori. Nuova serie su The Wine Channel, dove ho deciso di parlarvi di alcune caratteristiche del vino. Questo vi permetterà di fare scelte più consapevoli e avere più sicurezza quando andrete a scegliere il vostro calice oppure la vostra bottiglia al supermercato o in enoteca. Come prima caratteristica del vino ho deciso di parlarvi di colore. Perché? Perché il colore è la prima cosa che ci balza appunto agli occhi e sulla quale normalmente valutiamo anche, diamo una prima valutazione della qualità del vino. Intanto partiamo dal capire da che cosa deriva il colore. Il colore deriva dalla modalità di vinificazione. Abbiamo all'interno del vino tre modalità di vinificazione, di cui magari parleremo in prossimi video. Normalmente dichiarate come vinificazione in rosso, vinificazione in bianco e una vinificazione in rosato. Ho detto tre, avrei dovuto dire in realtà due, rosso e bianco, ma il rosato di fatto è una modalità che si pone un po' in mezzo alle altre due e di fatto costituisce quasi una vinificazione a sé. All'interno della vinificazione quello che varia non è tanto l'uso di uva rossa o uva bianca, come potrebbe suggerire il nome, ma in realtà è l'utilizzo che si fa delle bucce dell'acino, che sono loro le vere responsabili della presenza di un determinato colore all'interno del vino stesso. Possiamo ottenere quindi dei vini bianchi anche partendo da uva rossa. Avviene questo molto molto spesso all'interno degli champagne piuttosto che degli spumanti. Potete trovare tranquillamente delle uve a bacca rossa che sono vinificate in bianco e quindi si ottiene un vino perfettamente bianco. Ma perché accade tutto ciò? Tutto ciò accade perché a seconda della vinificazione noi teniamo più o meno a contatto le bucce con il liquido e quindi facciamo scaricare, fra virgolette, come si dice in gergo, il colore. Di fatto con la vinificazione in rosso abbiamo un vino che viene tenuto a contatto con le bucce per lungo tempo e a temperature un po' più elevate. Con la vinificazione in bianco sostanzialmente viene tenuto poco a contatto con le bucce e con temperature più basse, proprio per evitare l'estrazione del colore. La vinificazione in rosato si pone in una sorta di via di mezzo, cioè si va a estrarre come con il rosso, ma per tempi un po' più brevi, e questo dà quella nota un po' più scarica di colore che è tipica appunto dei vini rosati. Quindi abbiamo detto, primo aspetto da tenere in conto è non abbiamo un colore che è dato dalla tipologia di uva utilizzata, ma dalla tecnica che viene utilizzata appunto per estrarre il colore. Altri modi con i quali noi andiamo a colorare, se così si può dire, il vino sono sicuramente da una parte la permanenza all'interno di l'affinamento in botte. Questo perché? Perché il legno per sua natura anche lui contiene degli antociani e anche loro vanno a colorare il vino stando a contatto con esso. Normalmente questo avviene specialmente nelle botti più nuove, quindi che sono ancora cariche di antociani. Questo potrebbe dare al vino dei colori particolari. Altra modalità è l'affinamento nel tempo. Una volta che il vino viene messo in bottiglia, per le azioni, perché comunque il vino è una sostanza viva, non è una sostanza immobile, continua la sua evoluzione e queste sostanze coloranti hanno una loro degradazione chimica che li porta poi a dare al vino determinate colorazioni nel corso del tempo. Quindi abbiamo detto modalità di vinificazione, affinamento in botte e affinamento nel tempo, quindi evoluzione nel tempo del vino. Un'altra
Un'altra modalità con la quale si va un po' a variare il colore è la presenza di anidride solforosa, che è quella sostanza che viene messa all'interno del vino per garantirne la conservazione. In minima parte anche lei è responsabile di determinate variazioni di colore all'interno del vino stesso. Una caratteristica che va tenuta anche in considerazione per il colore è sicuramente l'uva, perché vi sono uve con un contenuto di colore più elevato e uve con contenuti di colore meno elevato. Quindi facciamo un esempio, ci sono delle uve a bacca nera, rossa, nera, come ad esempio il Nero d'Avola, il Syrah, che danno vini più colorati, mentre invece ci sono vini come ad esempio il Nebbiolo, che hanno delle tonalità un po' più chiare, ecco, e quindi questo dà anche una variazione di colore, quindi anche il vitigno stesso, la bacca stessa, si presta più o meno a dare colore al vino. A questo punto, visto come il colore viene creato, vediamo quale può essere una evoluzione dei vari, delle tre tipologie, quindi rosso, bianco e rosato, all'interno del tempo. Partendo dal vino rosso, il colore del vino più giovane è sicuramente il rosso porpora. Rosso porpora, quindi vino giovane che ha questo colore rosso abbastanza intenso, abbastanza carico, e normalmente segno anche di una tannicità e di un'acidità piuttosto sostenuta. Pian piano, con l'evoluzione, col passare del tempo, il colore tenderà invece al rosso rubino, che è normalmente il colore che troviamo nei rossi di vendita più immediata, quando abbiamo un vino di vendita di recente annata, magari ad esempio noi siamo nel 2019, se troviamo un vino di annata 2018-2017 è più facile che troviamo il colore rosso rubino, quindi un vino che ha già uno o due anni di affinamento, ancora piuttosto giovane comunque, ma che ha un equilibrio maggiore rispetto al rosso porpora che abbiamo visto in precedenza. Dopo, il rosso rubino evolve in granato. Il granato è il colore del vino più maturo, quindi un vino che ha già avuto un affinamento più lungo e dove sostanzialmente si ha una prevalenza di morbidezza, quindi il vino comincia a arrotondarsi, questo è il termine tecnico che si usa, e comincia ad avere determinate caratteristiche, comincia a perdere le spigolosità tipiche del tannino. Il rosso granato viene dato anche dall'affinamento in botte di legno. La botte di legno può donare delle sfumature granato al vino stesso, quindi molto spesso il vino che ha fatto affinamento in botte ha queste tonalità. Infine arriviamo al rosso aranciato, che è normalmente il colore dei vini rossi molto invecchiati e che quindi comincia a scaricare il colore, quindi diventa meno rosso e tende appunto a un colore arancio. Questo, attenzione, se il vino è giovane e vira verso l'aranciato, molto probabilmente vuol dire che in quella bottiglia c'è qualche cosa che non va nell'evoluzione del vino, qualcosa non è andata bene. Quindi se vedete un vino, magari non so, siamo nel 2019, un vino del 2018 verso il colore aranciato, fatevi qualche domanda, probabilmente vuol dire che qualcosa probabilmente in cantina non ha girato molto bene, oppure che la bottiglia non è stata conservata correttamente. Andiamo invece ai bianchi. I bianchi, allora, di partenza il colore bianco in realtà non è proprio un bianco, ma è più delle colorazioni tendenti al giallo, ovviamente. Il vino più giovane ha normalmente del giallo con riflessi verdi, quindi verdolini. Questo sono vini molto giovani, leggeri, freschi, piuttosto acidi, perché il colore verde normalmente richiama una certa anche acidità
e quindi è la caratteristica tipica dei vini giovani. Abbiamo poi la sua evoluzione, che è normalmente il colore che troviamo nelle bottiglie di, come dicevamo prima, vendita, diciamo, più facile nel supermercato, che è il giallo paglierino, colore sempre un po' bisfrattato, perché da alcuni considerato un po' uno standard del vino bianco, però ovviamente è il vino che noi troviamo, il classico colore del vino bianco che troviamo nelle nostre bottiglie e che indica un vino che è ancora giovane ma che ha raggiunto già un suo equilibrio all'interno della evoluzione. Andando avanti nel tempo, il vino da giallo paglierino tenderà a delle riflessi dorati, a diventare dorato. Ecco, questa è un'indicazione di un vino più maturo, meno acido, oppure da uve che hanno già di loro, erano uve sovramature, oppure uve che hanno avuto anche una leggera macerazione o un passaggio in legno. Quindi i riflessi dorati normalmente sono ad esempio tipici di vini passiti oppure vini che hanno fatto un po' di legno. Questo perché, come abbiamo detto prima, il legno ha ceduto del colore, quindi ha dato questo colore un po' più intenso al vino stesso. Infine si arriva al giallo ambrato, che è il colore tipico dei vini bianchi molto invecchiati, vini bianchi liquorosi, dove l'acidità di fatto ormai è quasi del tutto scomparsa, cominciano a sentirsi note più dolci e però attenzione anche qui, se abbiamo un vino ambrato però non trasparente, o meglio un po' opaco, ecco, questo potrebbe essere invece segno di una cattiva conservazione. Quindi attenzione, se vedete un vino ambrato un po' opaco, probabilmente anche lì, come abbiamo visto prima per i vini aranciati, può darsi che ci sia stato qualche cosa che a livello di conservazione della bottiglia non è andato per, diciamo, a buon fine, non è andato bene. Andiamo a fine ai vini rosati. Normalmente sui vini rosati partiamo da un colore rosa tenue, anche perché rosati, quindi uva abbiamo detto a bacca nera, rapida macerazione, e se in questo rosato abbiamo anche dei riflessi viola, questo ci indica che il vino è anche abbastanza giovane come appunto bevuta, o meglio è stato ottenuto, non ha avuto un lungo affinamento. Successivamente passiamo invece a rosa cerasuolo, ottenuto da invece una macerazione un pochino più lunga, quindi l'uva è rimasta a contatto, le bucce dell'uva sono rimaste a contatto col vino per un po' più di tempo e quindi hanno scaricato un po' più di colore. Infine abbiamo il rosa chiaretto, che è quello che viene ottenuto da una macerazione ancora più lunga e di fatto quasi tende al rosso rubino che abbiamo visto prima per quanto riguardava i vini rossi. Quindi, come vedete, una panoramica di colori abbastanza vasta. Poi andrete a vedere nel tempo, sicuramente scoprirete anche altre tipologie di colori. Quella che vi ho dato io è una panoramica di base di colori che bene o male ritroverete all'interno delle bottiglie che andrete a degustare oppure che degustate insieme a me il giovedì nella puntata dedicata appunto alla degustazione dei vini. Bene, per oggi direi che ho terminato. Se questo video vi è piaciuto, come sempre, un mi piace è gradito, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video e vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.